Al mondo non esistono solo modelle e modelli adulti, ma anche semplici ragazzini e bambini che fanno questo lavoro. Avevamo fatto un video sui bambini più belli del mondo, ma oggi questi sono cresciuti e sono ancora belli come prima. Se siete nuovi al canale, non dimenticate di iscrivervi e lasciate un mi piace, ma ora vediamo 10 dei bambini più belli al mondo ora cresciuti. Ehi, hey, benvenuto, io sono Kyubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Anastasia Bezrukova. All'età di soli 8 anni, questa bambina era già una modella di successo e famosissima in Russia. Anche se era così giovane, aveva un portafoglio pieno di foto di ogni tipo che farebbe impallidire qualunque supermodella. Aveva partecipato a sezioni di fotografiche per moda, glamour, sport, bellezza e stile di vita, molto più di quello che può fare una semplice modella in carriera. Non c'era proprio niente che questa bambina non potesse fare, proprio per le sue capacità espressive, ha cominciato a lavorare con grandi marchi della moda, come Armani o Louis Vuitton. Cioè, guardate questa copertina, come fate a dire che avesse solo 8 anni in questa foto? Ma cosa è successo quando è cresciuta? Beh, ha deciso di diventare anche un'attrice, e volete sapere quanti anni ha? 13. Sì, esatto, questa ragazzina ha 13 anni e tutte le foto in cui sembra essere almeno una quasi adulta aveva 13 anni o meno. Ha già recitato in film famosi russi, considerando però che ha solo 13 anni e è già così famosa, cosa potrebbe fare in futuro? Numero 9. Sharbat Gula. Probabilmente non avrete mai sentito il suo nome, ma è molto probabile che abbiate visto il suo volto. Beh, forse alcuni di voi non sanno che questa foto risale al 1984, quando il fotografo McCurry ha scattato questa foto di una studentessa in un campo rifugiati in Pakistan. Ha dato al fotografo il permesso di immortalare il suo volto, l'unico che ci è riuscito. Questa fantastica foto ha poi occupato la copertina del National Geographic nel giugno dell'85. Per i prossimi 17 anni, però, questa ragazza è stata da tutti conosciuta come la ragazza dell'Afghanistan. La foto ha fatto il giro del mondo e soprattutto recentemente è stata ripresa dalla storia. Nel 2002 McCurry è tornato al campo rifugiati per cercarla. Fortunatamente qualcuno ha riconosciuto questa ragazza dalla foto e il fotografo l'ha incontrata ancora una volta. Questa volta era chiaramente invecchiata e sembra ne abbia passate veramente tante dell'84. Dice di ricordarsi solo quando lo è stata scattata la foto e sembra che fosse l'unica sua foto mai scattata fino al 2012, quando poi il fotografo è riuscito a ritrovarla e riscattarne un'altra. Numero 8. Lenya Grace. Se non avete mai sentito parlare di questa ragazza, Lenya Grace, forse è meglio se vi annotate il suo nome. E tutti voi invece che non siete dei 2000, giù le mani, perché questa ragazza, credeteci o no, è un 2004. Nata a San Francisco in California, questa ragazza è ora un'adolescente. Quando la bambina aveva solo 4 anni, il padre le fece delle foto e le mandò ad un'agenzia di modelle. Pochi giorni dopo, arrivò una telefonata dall'agenzia e volevano assolutamente incontrare questa bambina. Alla faccia dei disoccupati, questa bambina aveva una proposta di lavoro a 4 anni e neanche l'aveva chiesto. Altro che scuola, diplomi e lauree. Quando i genitori sono andati con la bambina ai loro uffici, c'era già un contratto pronto per essere firmato. Il primo lavoro di questa ragazza è stato in una pubblicità d'abbigliamento. Quando però l'agenzia ha chiuso baracca nel 2009, Grace si è trovata senza lavoro e ha deciso di prendersi una pausa. Si è messa all'apparecchio e si stava preparando al suo ritorno in grande stile. Appena si è tolta l'apparecchio, ha subito firmato un contratto con la JE Entertainment e da allora non ha fatto altro che avere successo. Ha lavorato con brand del calibro di Ralph Lauren ed era anche presente nel video di Avicii, Wake Me Up. La ragazza modella ora ha 13 anni ed è pronta ad entrare alle superiori. Sui social media è seguitissima e il lavoro per lei non manca. Numero 7. Mackenzie Foy. Se siete dei fan di Twilight saprete anche che non tutti possono recitare la parte della bellissima figlia di Edward e Bella, ma proprio per questo hanno scelto Mackenzie come la bambina che avrebbe recitato proprio in questo ruolo. Basti guardare quanto era adorabile sia nei film ma anche nei suoi lavori da fotomodella. Ha iniziato a lavorare con brand del calibro di Guess e Ralph Lauren e da lì ha cominciato ad essere sempre più conosciuta. Le sono arrivate proposte per contratti con Disney e Mattel. Nel 2009 la bambina ha deciso di entrare anche nel mondo della recitazione, diventando un'attrice. Ha avuto piccoli ruoli in Flash Forward e Hawaii Five-O, ma è diventata famosa quando è stata scelta per il ruolo proprio in Twilight. Ma vi ricordate Interstellar? Beh, la figlia del protagonista era proprio interpretata da questa bambina, Mackenzie Foy. Nonostante stia ancora solo iniziando la sua carriera d'attrice, ha già deciso di diventare anche una regista. Ma giù le mani, maggiorenni, perché questa ragazza ha solo 16 anni. La prossima volta che vedete questa ragazza sullo schermo, saprete insomma quanto sta avendo successo. Numero 6. Anh Tien Coc. Avete visto la sua faccia per interi decenni, ma probabilmente non sapete nemmeno lontanamente di chi sia. Ha uno dei visi più riconosciuti al mondo, ma nessuno sa appunto chi è. Questo perché da piccola ha prestato il viso a moltissime marche e una di quelle in cui potete riconoscerla è la marca Gerber. Questo ritratto è infatti stato disegnato quando aveva solo 4 mesi, nel 1927. Quando poi nel 1928 la marca ha messo su un contest per trovare la faccia giusta per il suo brand, la madre ha mandato questo disegno e non si aspettava proprio nulla, ma alla fine ha vinto.
Il bello è che stava ancora completando il disegno, ma il brand ha detto di lasciarlo esattamente così com'era. Nel 31 avevano notato quanto stesse avendo successo proprio grazie a questa foto e alla fine l'hanno fatto diventare il loro logo, oltre a fare in modo che diventasse praticamente anche il loro simbolo per riconoscerli. L'identità della bambina è stata mantenuta segreta fino al 1978. La donna ora ha ormai 90 anni ed è un'insegnante inglese in pensione. Numero 5. Jade Webber. Forse avrete visto Jade Webber da qualche parte, ma non riuscite proprio a ricordare dove. Solo adesso sta diventando effettivamente famosa da non solo farvi ricordare il suo viso, ma anche il suo nome. Questa giovane ragazza è anche lei una 2000, è nata nel 2005 ad Hong Kong, ma non si sa molto sul suo conto e sui suoi genitori, se non che appunto sono di discendenza francese. Webber è stata cresciuta dai suoi due fratelli maggiori, senza la presenza dei genitori. Nonostante sia giovanissima e abbia solo 12 anni, sembra una modella con chissà quanta esperienza e pose in foto che potrebbero farti quasi diventare pedofilo. Da bambina aveva già lavorato per marche come Levi e Old Navy. I fratelli, insieme alla sorella, si sono ora trasferiti negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles. Webber sta ora facendo la modella per diversi brand famosi come anche H&M e Forever 21. Se ancora non riuscite a ricordare dove l'avete vista, pensate ai video musicali. Ha fatto una cover di I Can Feel My Face di The Weeknd e aveva solo 10 anni al tempo. Ora, oltre a fare la modella, sta anche recitando e viaggiando per il mondo, oltre a postare anche numerose foto su Instagram e ottenere appunto tantissimi follower. Parlando di Instagram, non dimenticatevi di seguire QB Now e Infinito Now, fateci un giro, vi piaceranno. Numero 4. Joy King. Forse conoscete già questa ragazza, ma lo sapevate che ha iniziato la sua carriera quando aveva solo 4 anni? E sapevate anche che da piccola era considerata una delle bambine più carine di tutto il mondo? Prima di diventare un'attrice famosissima, questa Joy King aveva già partecipato ad almeno un centinaio di pubblicità. Grazie al suo talento naturale davanti alla telecamera è entrata anche nel mondo della recitazione. La prima volta che il mondo l'ha vista interpretare un ruolo è stato su Zack & Cody al Grand Hotel. Al tempo aveva soltanto 7 anni questa bambina e ha comunque sfondato perché negli anni successivi è apparsa e diventata una star presente in tutti i canali TV per bambini. All'età di 17 anni ora sembra già una donna cresciuta. Ha recitato in diversi film nelle serie TV come Fargo, ora sta partecipando anche alle riprese di un film in uscita ambientato in Sudafrica. Nel 2018 inoltre uscirà il film intitolato Slenderman e non vediamo l'ora di vedere la sua performance in questo. In ogni caso è una delle poche star che è riuscita a rimanere una star appunto diventando adulta, nonostante appunto abbia solo 17 anni al momento. Numero 3. Diana Pentovic. Un'altra ragazza russa su questa lista, a quanto pare in Russia le bambine non scherzano proprio in quanto a bellezza. Questa bambina infatti è un'altra 2004 e ha iniziato a fare la modella pochi anni dopo. Sembra quasi che se nasci bella in Russia nasci modella. Quando aveva solo 7 anni Pentovic era già praticamente una modella in carriera, da fare invidia a quelle che fanno questo lavoro da molti più anni, ma la sua carriera sembra sia nata quasi per puro caso. La madre della bambina semplicemente ha mandato alcune foto che aveva fatto a lei ad un'agenzia di modelle. Poco dopo però i fotografi hanno cominciato a contattarla per chiedere collaborazioni e chissà che cosa ed iniziare a lavorare con questa bambina. Dopo qualche altra foto inoltre è anche stata accettata dall'agenzia di modelle. Il resto è praticamente storia, la bambina è entrata fin da subito nella top 10 delle modelle da bambine più famose in Russia. In questi 6 anni di certo non è cresciuta male, ora all'età di 13 anni è una delle ragazze più belle al mondo, lavorando con riviste come Elle, e uno dei suoi particolari più ricercati sono anche i suoi bellissimi capelli. Questa ragazzina ha ancora una lunghissima carriera di fronte a lei e non vediamo l'ora che cresca ancora e riveli il massimo del suo potenziale. Numero 2. Fatima Patakek. Se guardate queste foto di questa ragazza quando era giovane potrebbe sembrarvi piuttosto familiare. Forse potrebbe anche sembrare più familiare se avete visto episodi di Dora l'esploratrice in lingua originale. Lei infatti è la ragazzina che le dà la voce. Ora è tutta cresciuta e ha 17 anni, vive a New York e frequenta le superiori. Nonostante tutto questo però, la ragazza sta cercando di vivere una normale vita, va in palestra, porta a passeggio il cane e sta con la famiglia, tutto mentre cerca di mascherare la sua voce in pubblico, perché se qualche adulto sente e la riconosce, beh, che dire, sapete quanto sta su agli altri Dora. Dice che gli piace leggere nel tempo libero, spesso si addormenta facendolo, ma oltre alla voce, sembra si stia impegnando recentemente anche a diventare un volto famoso. Nel 2016 ha avuto però qualche problema con la scuola, è stata beccata a fumare in bagno, che non era illegale ovviamente, ma è stata comunque messa in sospensione per qualche giorno, mentre la sua amica che è stata beccata con lei è stata direttamente espulsa. Wow. Numero 1. Cristina Pimenova. Da quando aveva solo 4 anni questa ragazza aveva già una fila di fotografi che non aspettavano altro che poterle scattare qualche foto. Ovviamente non è una sorpresa vista la bellezza che mostrava anche da quando era piccola. Inoltre un'altra cosa che non è una sorpresa è il fatto che sia appunto una bambina piuttosto bella, in quanto è la figlia della modella russa Cristina Pimenova. È stata proprio la madre ad introdurla nel mondo della moda quando cominciò a scattarle foto mentre era ancora piccolissima. Quando le foto hanno cominciato però a fare il giro del mondo e diventare virali, la carriera di questa bambina è decollata. Ha lavorato con Vogue, Roberto Cavalli,
Benetton e altri nomi famosissimi. Ci sono anche state alcune controversie per il fatto che è stata incoronata come la bambina più bella del mondo. Un'altra controversia è nata anche quando la madre ha postato foto della bambina in costume da bagno su Instagram, nonostante appunto fosse solo una bambina. Questa bambina ora ha 12 anni e tutta una lunga carriera di fronte a lei. Vive a Los Angeles e ha un contratto con una famosa agenzia di modelle. Cosa ne pensate di queste famose modelle bambine ora cresciute? Pensate siano ancora le ragazzine più belle del mondo? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete una seconda parte, e non dimenticatevi di iscrivervi se siete nuovi. E non dimenticatevi nemmeno di seguire Infinito Now e Cubinow su Instagram. Come on!